eccoci qua, un altro piccolo video per mostrarvi questo mandolino che ho restaurato ed è veramente uno spettacolo, devo dire la verità. Ho fatto un restauro pazzesco mantenendo l'originalità dello strumento in tutto e ho dovuto addirittura staccare il piano armonico per riparlarlo bene, per mettere il filetto eccetera. E devo dire che è un restauro che è uscito, devo dire, perfettamente. Sono veramente molto molto soddisfatto di questo strumento, che è un Kalashe del 1908, se non erro, 1908, sì, che aveva una fessurazione sul piano armonico che ho chiuso e ho rinforzato all'interno. E ho messo anche dei diamantini sul piano armonico per evitare altre possibili fessurazioni nel futuro, dato che comunque il tiraggio su questi strumenti, voi lo sapete meglio di me, nel tempo potrebbe dare adito a queste cose qua, anche se ormai è un mandolino stagionato, non dovrebbero esserci più fessurazioni. Le fessurazioni avvengono soprattutto per nel tempo, quando il legno si restringe in ambienti molto secchi eccetera, sotto tensione delle corde ovviamente si fessurano. Ma ho restaurato questo mandolino con un action veramente pazzesca. Ho rifatto la tastiera perché quella che c'era era impossibile da suonare. Molto sottile questa tastiera, devo dire, è quasi uguale all'originale, sottilissima, in ebano, attenzione, però all'interno del manico e anche qui continua all'interno della paletta, perché ovviamente ho inserito una barra in carbonio che dà resistenza al manico e alla paletta stessa. Il manico è un fuso perfetto, drittissimo, le corde si possono abbassare anche fino a zero, il mandolino non friggerà mai. I tasti sono in originali in alpacca, a lametta, sottili come si usavano una volta. Ecco che passa il mio cane, va bene, che c'è Wendy? E niente, e in pratica questo mandolino, io già quando l'ho avuto e l'ho aperto ho visto subito che era un mandolino che ha suonato tantissimo in passato, perché è un mandolino che suonava da Dio, e molto probabilmente l'avranno usato in concerto, non lo so. Si vede benissimo anche dal fatto che questi decori qui hanno perso completamente le incisioni. A furia di suonarlo col plettro, i napoletani si sa, insomma, raschiavano, infatti si sente che è proprio in alcuni punti è scavato il battipenna, sembra un po' scavato, quindi ha suonato tantissimo questo mandolino, ma veramente veramente tanto, ed è per questo che si suona anche molto bene adesso. Il piano armonico è spesso addirittura 2,5 mm, quindi è un mandolino che è nato proprio per suonare bene. Non tutti i Kalashe suonano benissimo, devo dire la verità, però molti Kalashe di questo periodo qui, devo dire, infatti nel 1908-9, 1906 suonavano da Dio. E ho dovuto rifare ovviamente il poggiabraccio in palissandro, uguale all'originale, ho le fotografie, c'ho tutto, e praticamente dietro la verniciatura intatta l'ho solo ripigliato un po', anche sul piano armonico l'ho ripigliato ovviamente, perché però si vede che sotto c'è la vernice originale. Poi ci abbiamo dietro le meccaniche sono originali, c'è la placca originale, e la tastiera l'ho rifatta sullo stesso stile mettendo la madreperla, ovviamente come segnatassi, madreperla rettangolare. Questo io non so suonare, mi dispiace molto non saper suonare. Ah, una cosa importante, sì. Tutti i mandolini Kalashe hanno questi due fori di risonanza. In questi fori di risonanza Kalashe metteva degli specie di anelli in avorio, era in avorio, sì, però l'avorio anche con la colla, li bloccava un po' con la colla, però l'avorio non fa presa con il legno e quindi in questi punti si aprivano sempre le fessurazioni, anche si vede anche qua, c'era un inizio di fessurazioni, proprio in questi fori di risonanza, perché erano dei punti di rottura, dei punti fragili. Ovviamente io, volendo lasciare gli stessi fori, che cosa ho pensato? Ci ho inserito degli anelli all'interno che andavano un po' a pressione, sono andati, quando li ho spinti andavano anche abbastanza forte, però stanno a livello, degli anelli in ebano, in modo tale che si sono incollati perfettamente all'abete e fanno presa con l'abete, in modo tale che non si possono aprire più le fessurazioni. Da questo punto qui è difficile che si possano aprire, però danno nello stesso tempo, se potete notare, vedete,
la bellezza dell'originalità di due fori di risonanza che faceva Calace a quel periodo. Questo praticamente si può usare tranquillamente. Mi dispiace, ecco, avrei potuto fare la tastiera lunga, sì, però non ho voluto rovinare l'originalità dello strumento. All'epoca lui li faceva anche con le tastiere lunghe. Avrei dovuto mettere un rinforzo sotto, non è più originale. E diciamo che comunque fino a 19 tasti, 20 tasti, va benissimo lo stesso. Quindi, quanti tasti? 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 tasti. Va benissimo lo stesso. Ho dovuto rifare anche il ponticello, che è stile antico ovviamente, che ovviamente in ebano e osso. All'epoca non era proprio così, però mi piace molto questo tipo di ponticello fatto in questo modo qui. E praticamente niente, dovrò ancora finire di fare il setup finale delle corde, aggiustare un pochettino, ecco, le sellette per quanto riguarda il bilanciamento del diapason sulle varie sellette, ancora da finire di regolare, comunque c'è ancora tempo. Ma è un mandolino perfetto, e il manico è drittissimo, premendo qui e qui la corda, praticamente non c'è niente sotto. Non fa nessun avvallamento, quindi è uno strumento che vale parecchio, anche perché comunque adesso è restaurato in maniera professionale per durare nel tempo. Ecco, soprattutto anche questa è una cosa che credo che sia importante per l'affidabilità dello strumento stesso in campo concertistico. Niente, alla prossima, questo lo troverete, spero, se non se lo comprano prima, lo troverete a Cremona durante la fiera. A tutti, arrivederci.